Bentornati a Salviamo il Romanico. Oggi abbiamo cambiato provincia, ci troviamo a Serravalle del Chienti e siamo qui per raccontare le tante bellezze romaniche che offre anche la provincia di Macerata, perché qui siamo in provincia di Macerata, proprio al confine, perché questo è proprio l'ultimo baluardo marchigiano. Siamo sempre in compagnia di Mattia Morbidoni. Mattia, buongiorno. Buongiorno Giulia, buongiorno a chi ci segue da casa. Ecco, anche oggi avremo modo di vedere tante bellezze del Romanico che sono custodite in questa parte della regione. In questa parte però ferita dal sisma, no? Anche questa chiesa che adesso avremo modo di vedere dove ci troviamo, che è la chiesa di Santa Maria di Plestia, purtroppo, come possiamo vedere, ha subito dei danni a causa del sisma. Purtroppo sì, come gran parte appunto del nostro entroterra, almeno per quello che riguarda il sud della regione. Però abbiamo deciso ugualmente di essere in queste zone oggi per dimostrare la nostra vicinanza e per non lasciare soli la cultura ed il turismo di questi territori. È molto importante continuare a parlarne, è molto importante insomma dare un supporto sostanziale, concreto. Beh, poi qui siamo proprio a due passi da Colfiorito, ma a questo punto chiederei al vice sindaco di Serravalle del Chienti, che è qui con noi, Isabella Piermerina, di raggiungerci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi a Serravalle. Grazie a te per la disponibilità. Dunque, tu sei anche archeologa, adesso ci racconterai la storia di questa bellissima chiesa, ma prima dobbiamo dire una cosa importante. Partiamo proprio effettivamente da questo luogo, perché se io mi sposto proprio fuori da quello che è il portico della chiesa, io ancora qui sono in territorio marchigiano, ma se faccio così sono in Umbria, no? Quindi siamo proprio veramente al confine ultimo e in un crocevia anche a livello proprio di strade religiose estremamente importante, no? Esattamente, noi qua ci troviamo al confine tra l'Umbria e le Marche, e questa chiesa, la Basilica di Plestia, da sempre ha rappresentato un po' il simbolo, un simbolo per il territorio. Oggi, nonostante le sue ferite, lo è tuttora, e questo era proprio, come dicevi te, un crocevia dell'Appennino, una parte che collegava la zona tirrenica con quella adriatica. Qui in particolar modo durante le fasi romane vediamo anche il fiorire di una città molto importante, che era la città romana di Plestia, una città di cui ci parlano anche le fonti storiche, Tito Livio, e una città con il suo foro, con i suoi santuari, le sue necropoli, una città che appunto vedeva proprio il congiungersi anche poi nel corso dei secoli di diversi diverticoli. Tra i più importanti, anche se successivi chiaramente alle fasi romaniche, ricordiamo quello legato alla via francescana e alla via lauretana, che passa proprio qui davanti, che arrivano proprio qua davanti. Cioè, nonostante la via francescana percorre il lato, diciamo, sud-ovest dell'altipiano plestino, e mentre la via lauretana percorre il lato nord-est dell'altipiano, comunque il punto d'incontro era proprio questo qua, questo dove ci troviamo noi oggi. Isabella, abbiamo detto, la chiesa è ovviamente un esempio di romanico, adesso tu ce la inquadrerai anche a livello temporale. Purtroppo, come abbiamo detto, ha subito dei danni a causa del sisma, ma c'è una nota positiva, perché comunque si puntano alla ricostruzione di un progetto che in realtà è molto più ampio. Esattamente. Allora, la chiesa è una chiesa del 1100 e è tutta realizzata con materiale di esfoliazione della città romana, come in alcuni tratti anche dalle colonne possiamo notare anche così a primo occhio, e è dedicata alla Madonna della Neve. Non è affrescata al suo interno, c'è solo un piccolo affresco con appunto una raffigurazione di una Madonnina che tiene in mano il bambino, e qua intorno c'è tutta, si comincia a parlare adesso di tutta un'opera di valorizzazione che riguarderà, quindi c'è sia il comune di Serravalle di Chienti ma anche il comune di Foligno, quindi siamo in una logica interregionale tra Umbria e Marche, e ecco, una logica di valorizzazione sia dell'area archeologica che speriamo quanto prima della chiesa, ecco. Anche perché appunto, ricordiamolo, come ci accennava anche prima Mattia, questa è un'area fortemente vocata al turismo, no? Quindi nonostante il sisma ovviamente si punta a ricostruire e a rilanciare anche a livello turistico queste zone.
sì, qui siamo anche in quella che è la sede del Parco Regionale di Colfiorito, che è un parco diciamo che fa capo alla regione Umbria, ma siamo anche al confine con il Parco dei Sibillini, e quindi ecco una zona con una forte vocazione turistica. Qua abbiamo tre musei principali: c'è il Museo Paleontologico di Serravalle di Chienti, il Museo Archeologico di Colfiorito e il Museo Naturalistico del Parco di Colfiorito, quindi insomma una zona molto turistica. Isabella, questa è solo la prima tappa della puntata, adesso andremo a vedere anche altre location, quindi direi di spostarci. Purtroppo oggi il tempo non ci assiste, ma comunque continuiamo nel nostro tour. Dunque Isabella, dalla Basilica ci siamo spostati qui siamo al MUP, il Museo Paleontologico Archeologico di Serravalle di Chienti. Tu sei archeologa, come abbiamo detto, ma appunto ti occupi proprio della parte più antica, no? E effettivamente qui possiamo vedere, poi ci sono tanti reperti che ci illustrerai, che si racconta proprio quella che è la storia, quasi potremmo dire preistorica, no? Della zona. Sì, esattamente, qua ci troviamo al MUPA e è possibile vedere un po' quella che è stata l'evoluzione dell'altipiano dove ci trovavamo prima, e perché appunto altipiani che vengono definiti anche altipiani degli ippopotami, proprio perché principalmente sono stati trovati mammiferi fossili datati a 900.000 e 700.000 anni fa e riferiti a grandi vertebrati come sono mammut, ippopotami, tigre denti a sciabola, alcuni nei quali sono stati recentemente esposti qui, siamo ancora un po' in fase di work in progress, e la maggior parte dei reperti, siccome questi scavi vanno avanti dagli inizi praticamente degli anni 80, sono esposti al Museo delle Scienze di Camerino a Piazza San Domenico. Infatti adesso vi state ancora un po' organizzando, no? Per quanto riguarda il MUPA, in fase di allestimento come ci dicevi tu, ma questi ritrovamenti effettivamente testimoniano anche un grosso cambiamento climatico che è avvenuto in questi luoghi. No, perché ci hai parlato di ippopotami, effettivamente verrebbe da chiedersi che cosa ci facevano degli ippopotami qui. Esatto, sì, qui infatti siamo proprio in fasi paleolitiche, cioè Colle Curti, che è il sito dove è stato trovato questo giacimento fossilifero, rappresenta un po' una facies di passaggio tra quello che era un clima molto caldo, simile alle savane tropicali, a un clima più temperato e ricco di piogge, insomma molto simile alle fasi in cui invece viviamo noi oggi. Ecco, vediamo effettivamente spostandoci che qui c'è proprio uno dei primi reperti di cui tu ci parlavi, questo enorme teschio che noi possiamo vedere è appunto il teschio di un antico ippopotamo. Sì, esatto, questa è una delle teste di ippopotamo che è stato trovato in questo giacimento, e a seguito c'è anche il corpo dell'ippopotamo stesso. Diciamo, se li vediamo anche nell'insieme possiamo capire un po' anche quali erano le dimensioni di questi animali. Perché ovviamente erano animali molto più grandi rispetto a quelli che noi siamo abituati, no? A immaginare ora. Per esempio anche qui alle nostre spalle vediamo dei resti di antichi cervi, no? Degli antenati degli attuali cervi. Sì, infatti ad esempio diciamo il pre-megaceros, che possiamo un po' definire così quello che era l'antenato del nostro attuale cervo, era per capire insomma il doppio quasi rispetto a un cervo attuale, oppure anche lo pseudodama e l'ep, che potrebbero essere paragonati molto genericamente a dei daini, o comunque ecco sempre della famiglia dei cervidi. Le dimensioni erano sicuramente più grandi rispetto a quelle degli attuali, ecco. Sono peraltro, se ci rifacciamo per esempio all'ippopotamo, reperti veramente molto difficili da trovare in Italia. Sì, diciamo che è difficile trovare questi giacimenti soprattutto in zone carsiche come lo è quella di Serravalle e degli altipiani plestini, diciamo in genere, perché queste zone carsiche sono ricche di terreni generalmente molto acidi che tendono a decomporre gli elementi organici come possono essere le ossa. Invece ecco anche magari con i lavori dei campi spesso questi reperti vanno persi. Invece ecco, a Colle Curti si sono creati i presupposti giusti affinché si attivassero quei processi legati alla fossilizzazione e quindi alla conservazione di questa tipologia di fossili. Ecco, fossili che peraltro noi appunto le vediamo come se fossero ossa, in realtà poi sono vere e proprie
pietre, no? Sì, in qualche modo possiamo dire che si perde tutta la proprietà organica, insomma, dell'osso, ma prettamente, ecco, sono delle pietre, diciamo così. Spostandoci ancora più in giù, effettivamente, in mezzo ai tanti reperti che state custodendo qui, poi ovviamente il museo, come abbiamo detto, è in fase di costruzione, quindi si amplierà, ne possiamo vedere un altro, che è una zanna di mammut. Invece, ecco, questi sono reperti che peraltro venivano trovati, come un po' in generale i reperti archeologici, anche proprio per caso, in particolare dai contadini quando eravano i campi, giusto? Sì, esattamente. Allora, innanzitutto questa zanna è relativa a una delle ultime campagne di scavo che ha effettuato l'Università di Camerino. È uno dei pezzi più interessanti, più belli se vogliamo, e inoltre sì, forse questo ci fa anche pensare alle numerose leggende che sono collegate al passaggio di Annibale nell'altipiano plestino, il passaggio di Annibale con gli elefanti. Ora, se vogliamo, magari storicamente non è detto che Annibale, o meglio ancora Marbale, durante la seconda guerra punica, Marbale era uno, no, dei generali di Annibale, passò su queste terre con gli elefanti, cioè questo non è detto, però forse la leggenda è collegata proprio al fatto che i contadini arando i campi spesso rinvenivano reperti di questo tipo e quindi magari li associavano a quell'episodio storico. Isabella, ci hai raccontato che appunto siete ancora in fase di allestimento, quando pensate però di poter inaugurare la struttura? Allora, innanzitutto con quest'ultimo terremoto abbiamo anche subito dei danni, comunque ricordo che il museo paleontologico è già aperto tutte le domeniche dalle 10 a l'una, insomma, e l'inaugurazione, mi auguro che avvenga un'inaugurazione vera, insomma, quanto prima, magari anche per quella data, spero, che è una data ancora da definire, spero riusciremo anche a inaugurare la donazione che ci ha fatto il professor Domenico Pomili, che è una collezione di malacofauna fossile. Isabella, prima ci dicevi che appunto questi animali erano veramente tanto grandi, effettivamente, però per capire concretamente quanta differenza c'è, io ti chiederei di spiegarci che cos'è questo reperto. Sì, questo è un bellissimo molare di un mammut e sotto possiamo vedere, no, c'è la radice e la parte del molare, e tra l'altro anche questo è uno dei pezzi forti, diciamo, del museo, perché il molare ci permette anche di capire l'età dell'animale. In questo caso possiamo dire che l'animale non era molto anziano, ma anzi era un animale giovane, un subadulto, proprio perché, ecco, il molare non è molto consumato e conserva ancora questa parte che era sotto la gengiva e che a rotazione veniva fuori andando avanti, insomma, con l'età. Per avere un molare di queste dimensioni, quanto doveva essere grande quindi l'animale? Questi erano animali, erano mammut di circa 4 metri d'altezza e quindi, insomma, molto grandi. Poi lui era ancora molto giovane, quindi sì, magari poteva crescere. Sì, sì, sì. Beh, io ti ringrazio, peraltro poi, ecco, abbiamo visto solo alcuni dei reperti, ma poi voi organizzate, abbiamo detto, il museo è aperto già nel weekend, ma poi organizzate anche proprio visite guidate per le scuole, no? Sì, visite guidate, escursioni, anche laboratori didattici dove possiamo fare delle simulazioni di scavo e spieghiamo proprio tutta la parte dell'evoluzione. E mettiamo proprio i bambini con le mani in pasta per spiegare le metodologie archeologiche e paleontologiche. Beh, io direi che anche per oggi siamo arrivati in chiusura. Chiederei a Mattia di raggiungerci perché appunto ci dobbiamo salutare. Oggi siamo usciti un po', no, da quello che è il nostro solito bacino per quanto riguarda l'arte, in particolare l'arte medievale romanica. Siamo addirittura andati oltre quella che è la storia, siamo arrivati alla preistoria, però diciamo che può essere importante, no? Può essere molto interessante soprattutto conoscere anche queste realtà così distanti da noi. Ma guarda, sicuramente Giulia, come dicevi, abbiamo un po' travalicato il nostro solito perimetro, però come sa bene chi ci segue assiduamente, noi non abbiamo mai considerato la cultura, la diffusione appunto anche delle scienze naturali, dell'arte, del paesaggio
coniughiamo tutte queste realtà, perché poi nessuno è un'isola a sé e nessuno può ragionare per compartimenti stagni. E appunto chi fa cultura, chi si occupa insomma di arte, cultura, turismo, deve per forza insomma relazionarsi e dialogare con tutti i soggetti, e questo è importante per insomma cercare di valorizzare appieno tutte le bellezze, tutte le attrazioni culturali che abbiamo nel nostro territorio, unito poi agli splendidi panorami che abbiamo visto anche spostandoci in questo nostro percorso. E che, come ci ha raccontato poi Isabella, effettivamente sono panorami che, andando poi a ritroso nel tempo, una volta non c'erano, sono cambiati notevolmente. Per oggi ci dobbiamo fermare qua, ma io ringrazio Isabella Pirmarini, vice sindaco di Serravalle di Chienti, archeologa. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie di essere venuti qua a Serravalle di Chienti, grazie a tutti. Grazie come sempre anche a Mattia Morbidone, il presidente di Serviamo i Romani. Con Mattia poi noi avremo modo di vederci in un'altra puntata in un'altra provincia, però nel frattempo grazie. Noi continuiamo il nostro tour fra le bellezze romanico-gotiche delle nostre Marche, e come avete visto non solo, perché appunto è anche importante valorizzare l'aspetto naturalistico. Esatto, quindi ancora una volta grazie per essere stati con noi. Vi ricordo peraltro che potete seguire tutte le nostre puntate anche direttamente dalla pagina Facebook di ATV Marche di Salviamo il Romanico. Quindi ancora una volta grazie e appuntamento alla prossima settimana.